Cosa ci aspetterà in questa anteprima mondiale di Winds of Exchange? Le due carte in questione come potranno tornare utili ai forgiatori durante un match? E quali casate sul crogiolo andranno a rafforzare? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa ho ricevuto una mail da parte della Ghost Galaxy dove Christian T. Petersen in persona mi ha chiesto se presentare due carte di Keyforge in anteprima mondiale fosse rientrato nei miei interessi. Ovviamente non è passato molto, circa 6 millisecondi, prima che il CEO della Galaxy ricevesse una risposta più che positiva da parte mia. E così, dopo poche ore, le due anteprime esclusive sono arrivate sulla casella postale elettronica del canale, pronte per essere trattate in questo contenuto dedicato. Prima di iniziare, volevo comunicarvi la presenza del Kickstarter, partito lo scorso 9 settembre, utile per rilanciare il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo sul mercato. Troverete qui in alto il video flash dove ho parlato dei vari pacchetti utili a supportare la causa, che si adatteranno ad ogni vostra esigenza. Quindi apprestatevi a prendere parte del progetto che vedrà il ritorno di Keyforge sui tavoli da gioco. Avrete tempo fino e non oltre il 26, sempre di settembre. Troverete tutti i link utili, come sempre, in descrizione. Ed ora scopriamo assieme le due anteprime inviatemi dalla Ghost Galaxy, analizzandone le caratteristiche e comprendendone appieno le potenzialità. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima delle due carte inviatemi prende il nome di Emberling, un segnalino di casa Federazione Stellare con un solo punto di costituzione, il quale testo cita: l'Emberling non può raccogliere. Puoi spendere l'Emberling come se fosse nella tua riserva di ambre. Se lo fai, distruggilo, ignorando eventuali segnalini protezione su di esso. Questo piccolo servitore appartenente alla fazione degli esploratori spaziali può sembrare a primo impatto minuto e insignificante, ma il suo effetto lo renderà una seria minaccia, soprattutto se nel vostro unico ci sarà la presenza delle cosiddette key cheat. Ma cosa sono in realtà queste ultime? Ebbene, questa tipologia di carte è rappresentata da un vasto assortimento di elementi, più o meno performanti, che spazieranno dall'essere artefatti, passando per le più numerose azioni fino ad arrivare alle creature. Per casa Federazione, la più rappresentativa tra esse è sicuramente forgiare un'alleanza. E potrà essere proprio questa una delle numerose sinergie intercasa disponibili già da subito in Winds of Exchange. In situazioni specifiche, ad esempio essendo presente almeno una carta appartenente ad ogni casa rappresentata in entrambi gli unici sul terreno, potrete raccogliere con i vostri servitori non Emberling, portando via quante più ambre possibili per avvicinarvi al check. Anche averne 5 nella riserva andrà bene, dato che forgiare un'alleanza vi consentirà di usufruire del suo bonus ambra, aumentando il numero delle gemme a vostra disposizione per un massimo complessivo di 6. Quindi giocherete dalla vostra mano l'azione stellare, riuscendo a forgiare virtualmente una chiave al costo di 7 ambre. A questo punto, invece che svuotare la riserva, cosa che in questo caso nello specifico comunque non vi sarà possibile fare, distruggerete i 7 token presenti in gioco, andando a salvaguardare gli Ember in vostro possesso, portandovi così a fine turno in check per la seconda o addirittura terza ed ultima chiave. Altro esempio potrà essere fatto con l'azione sauriana Forgia Imperiale in tandem con il senatore Braccus ed interessi della città-stato. Assieme al token della federazione, questo quartetto risulterà davvero pericoloso se si presenterà alle porte del sesto set. Ma come si svolgerà il tutto durante un match? Vediamolo assieme. Se avrete la possibilità di giocare un senatore mentre 7 o più token già saranno sul terreno, potrete servirvi dell'azione sauriana Interessi della città-stato per poter catturare un gran numero di ambre dalla riserva avversaria. Subito dopo andrete ad utilizzare la Forgia Imperiale. A questo punto, dopo aver beneficiato del bonus ambra di quest'ultima, l'effetto passivo del senatore si attiverà,
permettendovi di spendere prima le ambre catturate dai vostri servitori presenti sul terreno, salvaguardando lo stato di salute dei segnalini, non fornendo così nessun beneficio a chi vi giocherà contro. Poi potrete dichiarare a fine turno il vostro stato di check, avendo comunque 7 Emberling presenti sotto il vostro controllo. Sinergia molto più semplice sarà quella con Trionfo, l'ennesima azione sauriana. In questo caso, nello specifico, vi basterà avere solamente 6 token sul campo di battaglia per garantirvi una chiave forgiata a costo zero. Attenzione, per far sì che questa sinergia vada in porto, i segnalini dovranno necessariamente essere gli unici servitori presenti su entrambi i campi da gioco. A contornare il tutto, se anche qui avrete sotto il vostro controllo un senatore Bracchus, o meglio un prefetto Ludo, dormirete sonni leggermente più tranquilli, avendo a disposizione una sorta di assicurazione in caso qualcosa nella vostra strategia dovesse andare storto. Ovviamente tutte le ipotesi proposte in questo video sono per l'appunto ipotesi. Non sappiamo ancora quali carte verranno ristampate nel sesto set di Keyforge, e quindi tutto ciò che ci resta da fare è viaggiare con la fantasia, come ad esempio trovare una carica della chiave eredità Maverick appartenente proprio alla Federazione, che per una pura casualità è stata inserita all'interno dell'unico che vedrà sia quest'ultima che gli Emberling lottare assieme per creare combinazioni davvero micidiali. Ho capito Arconte, tutto bello quello che dici, ma sai quanto ci mette l'avversario a distruggere un piccolo servitore con uno di costituzione? Tipo tutte le fonti che generano danni presenti nel gioco saranno in grado di vanificare ogni sforzo nella speranza di accumulare Emberling sul terreno nel tentativo di velocizzare la produzione di ambre. Ed è qui che entra in gioco il secondo elemento che vi sto per presentare. Norbin's Cavern è infatti la seconda carta di questa anteprima. L'artefatto sempre appartenente a Casa Federazione Stellare aumenterà di 3 unità il valore di potenza di ogni Emberling amico presente in gioco e gli conferirà la parola chiave Schermaglia. Questo farà sì che gli Emberling non solo godranno di una permanenza sicuramente più lunga sul terreno, ma potranno essere impiegati anche in combattimento per togliere di mezzo servitori avversari fastidiosi che altresì potrebbero rallentarvi nell'intento di forgiare la vostra desiderata terza ed ultima chiave. Grazie all'aiuto di questo artefatto, i token degli stellari sicuramente rappresenteranno un pensiero in più da dover risolvere per chi vi giocherà contro, avendo spesso tra i piedi creature con una discreta potenza di attacco che al contempo potranno essere utilizzati per forgiare chiavi al crescere della loro presenza sul terreno. Quindi per questi piccoli ammassi di ambra si prospetterà una duplice funzione molto fastidiosa se incastrata bene all'interno dell'unico giusto, dato che sia nel caso di una battaglia che nel caso di una forgiatura potranno tornare ugualmente utili. Se giocherete un deck che avrà questo binomio tra i suoi ranghi, ci sarà da stare attenti a carte rivali come Poltergeist, Distruggeteli Tutti, Banco dei Pegni, Impulso Tachionico o Malmok, giusto per menzionare una carta a rappresentanza di ogni set dal primo al quinto, o la più pericolosa reclamato dalla natura di Casa Selvaggi, che se giocherete contro un unico proveniente da mutazione di massa, potrà rappresentare un grosso problema. In parole povere, se la caverna verrà epurata, andrà da sé che gli Emberling saranno altamente più vulnerabili a qualsiasi fonte di danno proveniente dalle carte del vostro avversario. Ci sarà da aggiungere anche il fatto che al momento non si conoscono, lo ripeto, tutte le carte che formeranno Winds of Exchange, e di sicuro in un vasto assortimento di più di 250 carte ci saranno elementi che influiranno sulla permanenza duratura in gioco degli artefatti presenti negli unici. Vedremo sicuramente in futuro se queste due carte non potranno fare a meno l'una dell'altra, proprio come il viaggiatore temporale e l'aiuto dall'io futuro. Da queste analisi svolte, basandomi su mere speculazioni di ristampe che di certo non saranno sicure fino a poco prima dell'arrivo dell'espansione verde-oro,
Già abbiamo visto le prime sinergie tra case, dato che se dovesse realizzarsi almeno una delle varie combinazioni mostrate in questo video, di sicuro la Repubblica Sauriana si dimostrerà un valido alleato degli esploratori galattici. Inoltre, con l'arrivo di nuove meccaniche di gioco, saranno disponibili anche nuove icone, che vedranno una specie di carta bucata con un cerchio concentrico al centro a rappresentare i token, mentre una goccia racchiusa da una forma simmetrica a ferro di cavallo specificare l'appartenenza della carta al set di riferimento. Prima di concludere, volevo ricordarvi ancora una volta di partecipare alla campagna di crowdfunding lanciata dalla Ghost Galaxy, invitandovi anche ad iscrivervi alla newsletter di Keyforge sul sito ufficiale keyforging.com e, per chi ne avrà la possibilità, visitare lo stand della Galaxy al Gen Con 2023 che si terrà dal 3 al 6 agosto nella magnifica città di Indianapolis, Indiana. Come ho già accennato ad inizio video, troverete tutti i link utili in descrizione. E voi, cosa ne pensate di queste due carte mostrate in anteprima mondiale per Keyforge? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra per scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.